Dopo i diversi finanziamenti ottenuti dalla città, il comune tenta di rintracciarne di nuovi, questa volta al centro dell'attenzione il Teatro Regina Margherita. Con una delibera di giunta dei giorni scorsi, infatti, l'amministrazione ha approvato la domanda di finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati da finanziare nell'ambito del PNRR, per i lavori in teatro che avrebbero un importo di circa 200.000 euro. Il progetto prevede la sistemazione della parte relativa dell'impianto termico e quindi la possibilità del riscaldamento del Teatro Margherita, l'efficientamento anche delle lampade, quindi sostituzione delle lampade presenti con lampade a basso consumo e anche l'impianto dell'acqua sanitaria, quindi l'acqua anche calda che arriva all'interno del teatro. Il progetto è stato redatto dal nostro energy manager, l'ingegnere Guido Moser, che ha predisposto questo progetto. E noi l'abbiamo presentato, adesso andrà al vaglio di un'apposita commissione che è stata istituita dal Ministero e che stilerà una graduatoria alla quale speriamo vivamente di essere, appunto, di poter rientrare. E qualora, diciamo, veniamo a essere, diciamo, finanziati, appunto, su questo progetto, i lavori, come dice il bando, sono previsti. L'inizio dei lavori è rigorosamente previsto entro il 31 dicembre del 2022, quindi entro la fine dell'anno, e si dovranno poi concludere entro il 31 dicembre del 2025. Intanto, grazie ai fondi di Agenda Urbana, verrà completato anche l'efficientamento energetico delle scuole di competenza comunale. Le nostre scuole sono tutte sostanzialmente ormai ecoefficientate, tranne le ultime due che dovranno essere ecoefficientate appunto con queste risorse di Agenda Urbana, nello specifico la scuola Verga e poi la scuola Rodari, che saranno appunto ecoefficientate anche loro. Sono tutte dotate di impianto fotovoltaico, quindi il consumo energetico per quanto riguarda l'energia elettrica è praticamente zero. Mentre per quanto riguarda gli impianti sportivi cittadini. Già l'anno scorso era stato fatto un intervento per un impianto fotovoltaico allo stadio Tomaselli, dove c'è un importante impianto fotovoltaico di 90 kW che è estremamente congruo anche non solo per l'impianto stesso, ma anche per l'area attorno, l'area sportiva attorno. E questo già da solo già è importante per quello stadio. Poi inoltre il Comune Caltanissetta sta avviando una serie di procedure per costituire le cosiddette comunità energetiche che consentiranno anche agli altri immobili dove non sono realizzati gli impianti, in questo caso fotovoltaici, ma potevano essere anche di altra natura, sempre nel campo delle rinnovabili, quindi di poter utilizzare il prodotto, diciamo, energetico di alcuni siti e anche utilizzarlo in altri siti.